Allora, ciao a tutti amici del canale da Luke Mullet. Nel video di oggi, un anno e mezzo circa dopo l'uscita della Pan America, che come sapete è una delle moto più vendute in America e è anche una delle moto che viene venduta tantissimo in Italia, andiamo a capire nella giornata odierna se le impressioni che ho avuto un anno e mezzo fa sono confermate, quindi se è una moto adatta a viaggiare a 360 gradi, a mettere le ruote su strada, a mettere le ruote fuori strada e quindi andare ad affrontare percorsi di tutti i generi tipi. E lo facciamo in un video veramente speciale perché con Gianluca Saetta Romani e 10HP, istruttore di tecniche di guida in fuoristrada, andremo a capire realmente come si comporta questa moto. E quindi subito dopo la sigla seguitemi perché sarà un video assolutamente fantastico. Ciao a tutti! Amici, io vi ricordo, se non siete iscritti al canale è il momento giusto per farlo, cliccate in basso a destra, attivate la campanellina, perché per me è importante per poter continuare a portare contributi sul mio canale, che come sapete ogni sabato 14:30 vedo uscire un nuovo video, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Modo di vedere, la Pan America della Harley Davidson è una moto a 360 gradi, è una tuttofare, una strada, fuoristrada, adventuring, e porta in posti come questi. Non è una motocicletta estrema, è chiaro che è una maxi enduro fatta per viaggiare per le strade bianche, qualche volta anche a qualche sasso smosso, qualche scalino, non ha tantissima luce a terra, ma sicuramente viaggia a una velocità costante, aiutandosi sempre con la mappa off-road, che anche per un neofita in caso di errore ti viene sempre in aiuto. Reparto sospensioni mi è piaciuto molto, è ben bilanciato sia su strada che fuori strada. Su strada copia benissimo l'asfalto, sicuramente rende molto di più con mappa sport e mappa strada, e in fuoristrada con le sospensioni anche tarate sul discorso stradale va benissimo. Quindi basta aiutarsi con le gambe, mettersi in piedi e seguire l'asperità del fuoristrada, quindi buche, dossi, sassi, e mangia tutto. Come avete potuto vedere, anche nel fiume si comporta molto bene con le gomme di serie, sempre un filo di gas, si esce con la frizione in mano e senza mai strappare se ne esce tranquillamente. Motore Revolution, diciamo che ha quattro mappe, ha la mappa rain, strada, sport e off-road. Torniamo alla mappa sport, molto divertente, sicuramente un grandissimo allungo con dei bassi non troppo bruschi e brutali, ma sicuramente divertenti. Sotto la moto è agile, passando poi alla mappa strada naturalmente ha un'erogazione molto più docile. Rain sicuramente sul bagnato riesce ad essere efficace, off-road è un'erogazione all'inizio molto molto brutale, ma il traction control entra e ti accompagna, non ti mette mai in difficoltà. Il cambio molto 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 liscio e l'accelerazione in fuoristrada è progressiva e aiuta molto il neofita.
Per portare queste moto in completa sicurezza, partecipare a un corso di guida in fuoristrada, e potete farlo con Harley Davidson Roman Village, con la collaborazione di 10 HP, un corso di guida in fuoristrada con sia la moto a disposizione e sia per i clienti che già possiedono la Harley Davidson Pan Am. E ricordate sempre che un corso di guida in fuoristrada vi sarà utile sia in fuoristrada e naturalmente anche su strada. Quindi vi consigliamo e vi aspettiamo da Harley Davidson Roman Village in via Demetri. Eccoci alla fine di questo video, io spero che l'abbiate trovato interessante. La Panamerica è sicuramente un mezzo molto particolare che da un punto di vista estetico può piacere o meno, ma ha dei contenuti tecnici sicuramente molto interessanti, come ci ha raccontato anche Gianluca. Quindi io, insomma, andate a provarla, andate a vederla, fatemi sapere le vostre impressioni lasciando un commento qua sotto per dirmi cosa ne pensate. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, ciao a tutti!